Buzzblog da Alessandria, siamo fuori dal carcere Don Soria, dove qui questa sera i detenuti hanno messo in atto una protesta in solidarietà di Andrea Casarin, l'uomo condannato in secondo grado di giudizio a 30 anni per l'omicidio di Via Parma. Fuori dal carcere sono venuti alcuni amici e parenti di Andrea Casarin in supporto alla protesta. Siamo in compagnia di Sabrina, un'amica d'infanzia di Andrea, e siamo qui ovviamente per solidarietà ad Andrea, per cercare nel nostro piccolo di combattere per lui, perché riteniamo che questa seconda sentenza sia una vera e propria ingiustizia, in quanto non sono state fatte le indagini appropriate, non hanno accettato di riaprire il caso quando ci sono molte incongruenze, molte cose che non tornano, e le prove contro Andrea in realtà sono minime o quasi inesistenti, non certo dagli 30 anni insomma. E quindi noi ci aspettavamo perlomeno una riapertura del caso, dove Andrea potesse perlomeno avere i domiciliari nell'attesa che questo caso venisse risolto. Invece gli sono stati dati 30 anni, quindi gli è stato tolto tutto, gli è stata tolta la vita. E noi questo non possiamo accettarlo, e abbiamo deciso tutti insieme di rendere questa cosa pubblica, e lo faremo finché ne abbiamo le forze, perché non è giusto che Andrea non possa avere la giustizia che merita. Una sentenza controversa, quindi, che ha trovato l'interesse dei detenuti. Certo. Sì. Tu sei Miriam, la moglie di Casarin. Sì, 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 sono io. Sì, giustamente, come dice Sabrina, che è ingiusto di tutto questo, di questo secondo grado. Chiediamo comunque tutti di valutare bene tutte le cose, e chiediamo giustizia. Grazie. I detenuti non hanno voluto lasciare Andrea da solo? No, questa sera hanno fatto veramente un gran casino, abbiamo fatto dei video dove sbattevano la qualsiasi cosa sulle vetrate, urlavano libertà per Andrea, giustizia, perché anche loro sanno che è tutto sbagliato quello che ha fatto la giustizia fino adesso. Infatti speriamo che riaprano il caso, che qualcuno tiri fuori gli attributi per poter dare la libertà ad Andrea, perché è giusto sia per lui che per la sua famiglia, per la bambina, sua mamma, sua moglie e per gli amici. Voi chiedete di riaprire il caso, siete fiduciosi sotto questo punto di vista? Certo, basterebbe l'onestà di chi dovrebbe riaprirlo, e siamo fiduciosi che Andrea tornerebbe a casa in breve tempo. Il problema è riaprire il caso, perché è lì che probabilmente si ha paura, no? Perché ci sono stati troppi errori. Comunque le persone che stasera hanno fatto questo per Andrea l'hanno fatto semplicemente perché l'hanno conosciuto. Io conosco Andrea da quando ho 9 anni e so perfettamente che persona è, non ho mai avuto il minimo dubbio, e chiunque lo conosce sa chi ha davanti. Per cui io il mio appello lo voglio fare alla giustizia, allo Stato, a chi devo farlo, che vengano fatte le cose come vanno fatte, che siano per una volta corretti, riaprano il caso e studino veramente le prove che hanno e tutte le cose che sono a favore di Andrea e contro ad altre persone, perché non è giusto che Andrea non possa più vedere sua figlia, non possa stare con la sua mamma, con sua moglie. Andrea ha diritto, come chiunque altra persona, di avere giustizia. E noi di Buzzblog continueremo a seguire questo caso quanto mai controverso. Per ora da Alessandra è tutto. Vai Andrea, libertà per Andrea!